quando è show, Made in Show. Nessuno si muova. Non abbiamo finito. Grazioli, che tu ti meriti una punizione è fuor di dubbio. Ma non tanto per la scempiaggine che hai involontariamente compiuto, quanto perché non hai avuto il coraggio di prenderti la responsabilità dell'accaduto. Ragazzi, io sto perdendo la pazienza. Chissà, parli. Per questo ho studiato per te una punizione che abbia a che fare sia con la pulizia che con la responsabilità. E naturalmente i tuoi genitori si sono detti d'accordo. A partire da oggi e per 2 settimane aiuterai Nico con le pulizie pomeridiane della scuola. Ma come, prof? Certo, ovviamente avrei potuto optare per una soluzione più d'effetto, come per esempio una bella limata ai tuoi voti in pagella. Le pulizie vanno benissimo. Lo immaginavo. Bene, ora, ragazze, non resta che capire quanto del lavoro con le stoffe sia andato perso. Beh, praticamente la vernice non ha risparmiato un angolo di stoffa. Mi sa che dovremmo rifare tutto. Andiamo molto male. Sì, dovremmo lavorare il doppio. Ah, sì, certo, se mi dite che ora vi trovate, potrei sempre darvi una mano. Meglio tardi che mai. Comunque, mettetevi d'accordo e ricominciamo a lavorare. Se dobbiamo rifare gli abiti, direi che siamo indietro. Ora potete andare. Filippo, senti, io... Cosa ti aspettavi? Scusi? Pensavi che te ne sarebbe stato grato? E allora cosa avrei dovuto fare? Stare zitta e lasciare che lei punisse la persona sbagliata? No, hai fatto la cosa giusta. Ma non puoi aspettarti che tutti lo capiscano. Non subito, almeno. È il lato B delle scelte coraggiose. Anche tu come mi guardano. Filippo non mi parla più. Capisco. A te? Ha detto qualcosa? Non ne vuole parlare. Però anche tu, scusa, non potevate parlarne prima? Cosa credi? Che non ci ha provato? Gliel'ho chiesto se era stato lui. Cos'altro potevo fare? Non lo so. Magari non proprio la spia. Proprio tu me lo dici? Preferivi che ci andasse di mezzo Silvana? Con tutte quelle che ti ha combinato potevi pure tornargliene una, no? Questo sarà pure il lato B, ma voi non capite niente lo stesso! Stai pronto? Sì. Ora! Prendilo! Prendilo! Non dividi, lasciati! Tiralo! Tiralo! Ruota, ruota! Prendilo! Bastati! Prendilo, fermalo! Eccolo! Stringilo! Braccalo! Avanti! Permesso! Tutto bene? Benissimo! Certo, se in sottofondo ci fosse stato un bel disco coi suoni della natura, togliere i tappi del cerume sarebbe stata tutta un'altra cosa. Con la musica, i chihuahua si fanno fare di tutto. C'era un modo per evitare tutto questo? Eh beh, sì. Purtroppo io ho perso tutti i miei dischi durante il trasloco e... Avanti! Volevo solo sapere come sta il mio... Oh, Cucci Cucci! Eccolo qua. Ma ciao, mio piccolino! Oh, grazie dottore, prego. Adesso andiamo a casina, eh? Facciamo la pappa. Tira tua. Per caso sai se Joe sia già rientrata a casa? No, non mi sembra.
Costruire un rapporto di fiducia non è facile. Se ti va, magari ti aiuto io. Oh, che rimanga tra noi, eh? Promesso? Ci vuole tempo e allenamento, come in una vera squadra. Guardala, che bello. No. Allora, noi adesso facciamo la gara. E quando ti sembra di essere al punto di poter superare tutto insieme? Un attimo solo può bastare per infrangere tutto quello che si è costruito. Filippo, senti io. Ed ecco a quanto pare il prezzo delle scelte coraggiose. Peccato doverlo pagare così caro. Bello, eh? Allora, per prima cosa io comincerei da... Veramente io? Non cominciamo coi veramente, coi forse, coi ma che partiamo malissimo. No, è che oggi dovrei aiutare a sistemare il... danno? Già, dovevamo incontrarci alle 2:30, ma... Vabbè, vorrà dire che cominceremo domani io e te. Grazie. Non mi ringraziare, ragazzo. Avrei modo di recuperare domani il lavoro che non hai fatto oggi. Dici che dovrei chiamarla? Ma no, vedrà che adesso arriva. Ah sì, hai ragione, mi preoccupo per niente. Ti sarà fermata a parlare con il fidanzato. O con qualche amica, forse. Certo che con questa storia del fidanzato rischia di perdere troppo tempo. I primi amori sono importanti, c'è scritto anche nelle tabelle di crescita. Ma la scuola richiede concentrazione. E se ci si perde adesso, avanti. Dottor Manzi, buongiorno. Buongiorno. Le ho portato Chantal, credo che ci sia da pulirle le orecchie. Certo, si accomodi. Grazie. Ma certo, si accomodi. Grazie, grazie. Posso chiederle di aspettare fuori, sa? Chantal sicuramente gradisce un po' di privacy. Ma la mia Chantal non piace restare sola col dottore, è vero, cucciola, vero, no, amore mio. Va bene, resti pure. Grazie. Disturbo? Mai. Questo è per te. Ah, e cos'è? Sorpresa. Adesso possiamo lavorare come si deve. Andiamo. È la mia preferita, non si sa mai. Fatto! Di già! Sì. Grazie, dottore. Prego. Ci vediamo martedì per la vaccinazione. Va bene. Ciao, tesoro. Puzzola! Mi stavo preoccupando. Tutto bene? No, cioè, sì. Il fatto è che... Ma sì, eri con il tuo ragazzo, lo so. Ma magari la prossima volta avvisami. Così non mi preoccupo. Va bene? Ok, io vado a casa. Ah, e come hai detto che si chiama questo tuo giovanotto? Vabbè, senti, cominciamo pure oggi, che tanto qua mi sa che non arriva nessuno. Non hai proprio capito, eh? Capito che? I tuoi amici ti stanno dando una possibilità. Possibilità? Posso? Volevo dirti che... Non dirmi che ho fatto male a parlare, non parlarmi di Stoffe, Sfilate, Filippo, Silvana, delle scelte giuste e di quelle sbagliate. E non dirmi che questo è il prezzo da pagare, chiaro? Volevo dirti che... non ti immaginavo così tosta. Ma se non lo vuoi sentire, risparmi la fatica. Merenda?
Nella prossima puntata... Non avrò più un amico, capisci? Nessuno si fiderà mai più di me. Niente più confidenze, niente più segreti fra amiche, niente più uscite al cinema, niente di niente. Giù le maniche! Rispetto per l'uniforme! Forza, avanti! Tu quante ne hai mollate con questo metodo dell'SMS? Ma... di preciso non mi ricordo. Una mi pare. Ti pare? Sì, in realtà non era neanche la mia ragazza. Fini? Certo, se avessi frequentato me invece di altre persone. Devo dirti una cosa. Già, tempi duri per Titti.